Allora, dottor Boni, la domanda è semplice e precisa. Quali sono le differenze, magari pregi e difetti, del tornare a casa con una ragazza con i mezzi piuttosto che in automobile propria? Con i mezzi? No, niente. No, la differenza fondamentale. Oh. Fondamentale. Che è quella, perché poi dopo uno può dire ho fretta, non ho fretta, bisogna correre a casa, oppure c'è bisogno di stare ancora, cioè di stare ancora un po' di più a toccarsi le zone erogene. Giusto. Fino ad arrivare però a essere pronti all'atto subito appena. Se mi permetti, mentre sei in macchina puoi controllare di più i tempi rispetto alle fermate della metro. Dipende. Ok. Sì, in macchina comunque. Vabbè, questo è più che altro quando uno ancora non conosce perfettamente la tipa, cioè perfettamente è un attimo la prima uscita così, quello ancora di più, ma in generale magari un rapporto più lungo, magari no, che tanto ti guardi in faccia tutti i giorni, ma in macchina basta, in macchina non riesci a dire una cosa guardando bene in faccia la persona. Riuscire evitando un contromano e un frontale. Esatto. Ma c'è il semaforo rosso, però. C'è il semaforo rosso, becchi l'onda verde. Un po'. Devi a casa prima trombare. Stai portando a casa, che ci frega guardare. No, ho capito, magari ancora non hai combinato un cazzo fino a quel momento. Ho capito dove vuole arrivare. No, lascialo arrivare. Oppure stai partendo da casa. Vai. Vuoi, dottor? Voglio unirmi. Ah, sediti. Devi avere un discorso che mentre guardi la strada parli e vuoi dire una cosa. Non puoi guardarla negli occhi. Questo è un vantaggio senz'altro. Un'ispirazione anche così. Un po' più erotica al disco, un po' tutto, dare un'interazione più forte al discorso e anche a quello che è la. Tra l'altro, se sei sui mezzi non ti ritirano la patente. Esatto. Qual è in percentuale, secondo te, di venerdì sera a Milano il rischio di un controllo per alcol dopo le 10 di sera? Di un controllo del biglietto della patente. Della patente. In questo caso sei andato in macchina. In macchina, ok. In macchina. Molto più alto rispetto ai mezzi, di brutto. No, sì, da controllore. Esatto. È più probabile che ti fottano il cellulare. È più probabile. Sì. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Così e non te lo fotte nessuno. Il cellulare. È pari al rischio che ti fottano il cellulare.